In un momento come questo, tra l'altro, in cui è così difficile, no, gestire anche le relazioni umane, le attività, eccetera, mi sembrava doveroso proprio dedicare un momento a questi ragazzi che hanno portato a termine un percorso così, diciamo, importante, ma anche con sacrificio, perché è stato un percorso di 2 anni e mezzo circa, con tante domeniche e tanti sabati in cui i ragazzi, praticamente, invece di andarsene a spasso come molti loro compagni o riposarsi, si dedicavano appunto a questi eventi che spesso sappiamo si verificano proprio nel fine settimana. È stato un corso che è nato così, quasi per caso, diciamo, nel senso che eravamo insieme, c'era con me il professore Paolucci, c'era il Pagnini, Paolo Pagnini, eravamo ad una riunione e questo incontro il professor Pagnini ha dato il là per dire: ma perché non si organizza qualcosa, no, per appunto il discorso della gestione degli eventi, visto che non c'è un corso specifico. Il professor Paolucci, che era con me, appunto, ha colto subito questa provocazione e si è messo al lavoro, ed è stato un lavoro molto duro, perché da solo ha portato avanti poi, ecco, questo impegno nella proprio stendere anche il programma del corso, che, no, appunto, era del tutto innovativo. E quindi lo devo ringraziare, perché senza di lui non avremmo portato a termine nessun risultato, anche perché, tra l'altro, ecco, diciamo, il suo compito è stato quello non solo di predisporre il tutto, ma anche di seguire poi i ragazzi in questo percorso, di incoraggiarli, di spronarli, no? di fare comunque che far sì che tenessero duro, perché siamo partiti che erano circa 35 ragazzi, sono arrivati in fondo in 13. Naturalmente è stata una cosa piuttosto, no, diciamo così, faticosa, ma 13 ne abbiamo portati a compimento. Quindi il ringraziamento va appunto al professor Paolucci, va a Paolo Pagnini che ci ha dato l'idea, e va soprattutto anche poi per il risultato che abbiamo raggiunto, va naturalmente anche alla regione, rappresentata dall'allora assessore Loretta Bravi, che insieme alla Graziella Gattafoni, no, alla dirigente, hanno creduto in questo progetto e ci hanno permesso poi di ottenere questo importantissimo, diciamo così, risultato, perché il diploma che oggi i ragazzi riceveranno è un EQF di livello 5. Ecco, quindi è veramente qualcosa che già a un livello europeo che ti permette di mettere a confronto le qualifiche professionali, ma poi il livello 5 significa, diciamo, già un qualcosa di veramente spendibile a livello lavorativo, quindi un ottimo risultato.